Ciao a tutti quelli di Guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Questo video non so quando uscirà, a marzo. E non si parla di Sailor Moon, ma è un video chiacchiericcio. Io era da tanto tempo perché non registravo più qui. Vedete lo scatolone della televisione, purtroppo la casa è piccola e io quanto le altre volte le ho sempre spostate, oggi non avevo proprio voglia. Qui sulla scrivania mia sorella ha fatto proprio dei cambiamenti perché ha messo su uno scatolo l'estrattore per fare i succhi di frutta, il fidanzato gli ha regalato per il compleanno, quindi la stampante sta qui, il modem quindi sta tutto più largo. Voi dovete sapere che mia sorella ora ha un computer portatile e quindi alla fine l'ho dovuto. Tornando a me invece, che cosa è successo? Io su Instagram sono scomparso da venerdì 15 febbraio 2019. È successo che la mattina avevo caricato alle 6 di mattina gli ultimi post su Instagram. Mi addormento perché alle 7 devo svegliarmi perché devo andare sul tirocinio lavorativo. Trovo la Way P8 Lite chiuso e non si accendeva. Nelle settimane precedenti questo telefono stava impazzendo, nel senso che io lo trovavo chiuso. Erano 4-5 anni che io avevo quel telefono e mi è crollato il mondo addosso perché ho detto cosa faccio ora, come posso fare i video. Non riuscivo a trovare questo, però questo essendo una pessima qualità, e voi lo potete vedere, diciamo, che ho fatto il compleanno e il vlog e la notte non è proprio buono per fare questo. I soldi del tirocinio lavorativo di gennaio ancora non arrivano e sicuramente arriveranno la prossima settimana. A parte i soldi e il telefono, se tutto va bene, il 27 dovrei andare a parlare con i professori di storia greca e storia medievale, uno la mattina e uno nel pomeriggio, e poi dal 28 febbraio dovrei iniziare, dopo il tirocinio lavorativo, dalle 14 alle 16 il corso d'inglese per questo esame. Sapendo che questo telefono, questo Way P8 mi è morto, mi è crollato il mondo. Io sono dal 15 febbraio, diciamo così, senza cellulare. Sono andato al tirocinio lavorativo, vado al tirocinio lavorativo, oppure quando devo uscire, con l'orologio. Come se io sto facendo una challenge, diciamo così. Sono tornato indietro negli anni 90, quando io ero adolescente, quando Mediaset trasmetteva Sailor Moon e gli altri cartoni storici degli anni 90, quando non esistevano né i cellulari né internet. Alla fine io, quando faccio quelle 4 ore oppure quando vado a fare delle commissioni, io provo questa sensazione. Doveva iniziare questo mese anche le review di Magic Knight Rayart, però io sto aspettando il nuovo cellulare perché sinceramente parlando devo capire, diciamo così, devo capire la qualità che è migliore, poi io devo imparare poi alla fine. Se lo Moon Drops ho perduto, diciamo che io ho un ID e una password, che ho fatto una screenshot, io spero che fino al 28 marzo se lo Moon Drops chiude il gioco, viene chiuso i server, se prima del 28 marzo io posso riuscire con il nuovo cellulare e entrare e avendo tutti i personaggi che avevo avuto. Ho perso tante fotografie di Instagram, eccetera, eccetera. Ho anche la memoria esterna, che poi la metterò ancora nel telefono vecchio e la metterò nel nuovo cellulare. E stavo pensando, diciamo così, c'erano tanti video da fare.
Io ora questo video non so se lo vedrete una settimana di fine febbraio o oggi per me sarebbe il 20 febbraio, mercoledì 20 febbraio 2018, 19, io mi sono convinto che è il 2018, vabbè. E alla fine io non so questo video quando uscirà e quando lo editerò, perché alla fine io sono senza internet, sono un po' arrabbiato, è come se io avessi ritornato 2 anni fa. Chi mi segue da 2 anni sapeva che sempre nel mese di febbraio c'è stato un paio di settimane, ora non mi ricordo, che mi fu staccato staccato la luce, quindi non avevo internet, non potevo, eravamo al buio la sera, un gestore della luce, ora non so, per dispetto perché non avevamo pagato le bollette. E ho detto, sempre a febbraio deve accadere queste cose, e già siamo col telefono rotto, siamo già a 2, sempre nel mese di febbraio. Mio fratello ha regalato al compleanno di mia madre delle nuove sedie. Mia sorella usa da Mondo Convenienza, ha usato queste 2 scatoloni, che erano 4 sedie dentro. Ha fatto, preso le misure, dietro alla libreria che sta in questa camera, mia sorella ha fatto una specie di scarpiera. Poi ve la farò vedere. A volte cascano perché lo scotch, poi la fa inverniciata di marrone, madonna che puzzo si sentiva quando veniva fatto. Io avevo portato questo cellulare, la macchina digitale, a comprare mia sorella, ma alla fine non feci nulla. Io sto proprio vivendo così. Io quando sono fuori non ho cellulare, quindi non posso usare WhatsApp, non posso caricare Instagram le fotografie, ma dal computer posso vedere. Mia madre mi dice, ma perché quando ritorni a Luna io accendo subito il computer? Tu hai il tablet, tablet diciamo di più, lei usa il tablet e puoi vedere le cose. Io dalla mezzanotte, che io quando chiudo il computer, fino a Luna alle 2, io non so che cosa succedeva. La mattina avevo la WayP8, arrivavano le notifiche di Instagram, arrivavano le notifiche di YouTube, arrivavano le notifiche di Facebook o di Telegram o di WhatsApp e tante altre cose, Snapchat mi sembra. Quindi poi vedremo un po' come risolvere anche la situazione di Snapchat. Io poi avevo quell'altro telefono, il gioco dei puffi, che io non so se posso ritornare a recuperare, ora vedremo un po', se no io non lo installo più, il gioco dei puffi, perché alla fine non mi è venuto proprio la voglia, meno voglia, diciamo così. Alla fine sto vivendo la giornata così, sto al computer, vedo le cose, però alla fine non posso, non ho un cellulare, non so neanche che cellulare, ma sono sicuro che non deve essere Huawei P8, né Huawei P8 né Huawei P10 eccetera eccetera. Avevo visto un Samsung comunque, poi ve lo farò vedere lo scatolo, poi tanto in futuro, poi ho pensato di nei prossimi mesi del 2019 di comprare una videocamera, così liberando il telefono da questo ruolo di videocamera, diciamo così, io sono libero di fare i video e tutto il resto. Vabbè, io non so altro cosa aggiungere, visto che stiamo crescendo, 881 iscritti, una cosa che non mi aspettavo in questi giorni di stop, per me questi giorni di stop, e basta, spero di ritornare. Io ora parlo, spero di ritornare al più presto su YouTube, vabbè. Da Facebook a Telegram, tutti i miei social network li trovate nell'info box.
il mio secondo canale, i Random Tuber Boys, Sailor Moon Fans affiliata ad Amazon, i ragazzi del team, da From Mate Channel, Luca Metabrixia, arrivare i nuovi arrivati, Shinigami P, Greco, Z16, lo squarcio nel tubo. Io non so quando... Ah! Non ve l'ho detto, me lo stavo dimenticando. Mi sto curando i denti cariati. Vi ricordate che io avevo un dente cariato qui? Ho scoperto che erano 4 denti. Ogni lunedì, quindi anche il 25 di febbraio, un altro lunedì, un altro giorno, dovrei andare a curare gli ultimi 2 denti. Mi hanno curato un dente qui alla sinistra che l'hanno ricostruito, quello sopra, e mi sta facendo un male, cioè da quando ho avuto l'intervento mi porta un dolore che poi viene e riappare, viene eccetera eccetera, neanche ora, che mi prende tutto qui fino a dentro l'orecchio sinistro, qui in basso non so dove. Mi hanno curato il dente, ho avuto l'anestesia. Qui invece hanno dovuto ricostruire. Dopo l'anestesia, lunedì scorso, non sento dolore. Qui invece sì. Lunedì, quindi mancano altri 2 denti cariati. Il 4 devo fare un'altra visita dentistica, ma non lì, dove mi stanno curando. E l'8 marzo devo andare a fare un'altra visita all'ospedale di Firenze per vedere se il dente del giudizio al lato destro deve essere tolto oppure no. Ma nel lato destro io non sto, lato destro che è qui, io non sto, da quando mi hanno tolto il dente sopra ai tempi del primo anno di università, non ho più avuto problemi di carie, cioè non sento proprio nulla. Vabbè, quindi noi ci vediamo al più presto. Spero di tornare. Ciao ragazzi!